abbiamo fatto innalzare nella nostra città in un luogo particolare, perché è l'incrocio più delicato della città, dove ci incrociano tanti veicoli, quelli che vengono via Montegrappi, quelli che vengono via Le Gramsci da 12 settembre, ma anche dalla zona dell'ospedale, ma ci incrociano anche tanti pedoni, tanti ciclisti che attraversano quell'incrocio, ovvero vicino alle ex carre del Carnevale. E un dirigibile a 150 metri d'altezza e che prenderà un raggio attorno a sé di circa 200 metri per studiare con la videoanalisi tutti gli spostamenti sia delle autovetture, dei mezzi pesanti, ma anche di pedoni e ciclisti, per capire meglio quali sono i tempi, quali sono le possibilità anche di migliorare quell'incrocio, banalmente partendo dalla sistemazione dei tempi, della regolazione dei tempi del semaforo, che è appunto in viale 12 settembre, più in particolare anche dalla possibilità di sistemare in futuro quella rotatoria in maniera tale da renderla più funzionale e il traffico più scorrevole, limitando gli ingorghi. È una cosa interessante che non si è mai fatta a Fano, perché noi crediamo che prima di intervenire sul traffico bisogna studiarlo bene, non lasciarsi, come dire, influenzare dalle situazioni soggettive, ma partendo da uno studio oggettivo del problema e dai numeri che ci potrebbero venire da questa analisi. I lavori, la studio è fatto oggi e domani, venerdì e sabato, abbiamo scelto un prenatalizio anche perché ci sarà tanto traffico e ovviamente noi vogliamo capire la situazione peggiore, come risolvere quell'incrocio.